Francesco Bevacqua de Il Napolegno. Ciao Francesco. Ciao Raffaele, buonasera, ciao Federico, buonasera a tutti gli ascoltatori di Adriano E Frontiere. Federico Mancini, il nostro Federico Mancini. Ciao Federico, ben ritrovato, come stai? Ciao Raffaele, un saluto a Francesco e ai nostri cari amici di Radio Frontiere. Allora, abbiamo fatto una bella chiacchierata prima, sempre col nostro Ciro Caipa di napolicalcionews.it e anche con Luca Cirillo. Gli argomenti più o meno sono quelli, sono belli caldi, e soprattutto oggi poi, fra l'altro, è il primo giorno ufficiale di calciomercato. Francesco, so che è un tema che ti appassiona molto questo, e come ti rapporti con il primo giorno ufficiale di calciomercato? Ah, veramente, guarda, noi soprattutto sulla pagina, ma soprattutto tutti i tifosi del Napoli, insomma, la stiamo vivendo già abbastanza Abbastanza male da qualche settimana. male. Quindi questo calciomercato per noi è iniziato l'ultimo giorno, il 90esimo di Napoli Frosinone, e purtroppo ne abbiamo già piene le scatole, insomma, Vabbè, perché siamo in due è da questo punto di vista. situazioni grottesche. Noi le stiamo, cioè, stiamo cercando di raccontarle sulla nostra pagina, che è una pagina che non è una testata giornalistica, che non è, che è Anche se in realtà cos'altro, avete anche non un sito, che se non ricordo male, vero? ho capito, scusa. Se non ricordo male, è anche un sito, il napolegno.it, se Sì, non erro, sul nostro ecco. sito. Ma noi diciamo, abbiamo una certa sensibilità da questo punto di vista, dal punto di vista del calcio del Napoli, e cerchiamo di raccontarla per quello che è. Purtroppo non è una situazione positiva. Tra 9 giorni inizia da 8 giorni inizia Il il ritiro ritiro. e noi non abbiamo niente. Napoli è Solo una Tonelli. follia. Solo Tonelli è un grande Purtroppo caso Higuain. guarda, la questione è grave perché comunque appena terminata la Coppa America è scoppiata questa grana e purtroppo si aggiunge a quella di Koulibaly, che era già una grana di per sé Ecco, abbastanza ecco. importante, e si aggiunge ad altre piccole problematiche. Si è aggiunto Strinic, che ha detto senza tanti giri di parole che vuole andare via Eh perché certo, non ha vuole più giocato. spazio. Si è aggiunto una serie di rifiuti abbastanza, sinceramente, a me fanno ridere, perché la paura che viene dalla Serie B rifiuti a Napoli vuol dire che c'è qualcosa che In non alcuni casi funziona. forse non è proprio male, dico la verità, eh. Guarda, io sono contentissimo che la Padula non sia arrivato a Napoli, ma per un semplice, io credo che la storia si ripeta. Noi abbiamo preso Butti allora, all'epoca, che proveniva dalla Serie B, era il capocannoniere della Serie B, Bomber del altrettanto Modena, buon, sì. Granché. e non è andato in Serie A, ma è rimasto in Serie B, e non mi pare che abbia fatto un grande campionato. No. Insomma, con 8 gol all'attivo non è stato proprio il massimo, ma questo non vuol dire che la Padula quest'anno non farà 20 gol, io glielo auguro. Però c'è da sottolineare il fatto che comunque tanti giocatori, tra cui Versalico, tra cui Zielinski, abbiano rifiutato Napoli. E se c'è un rifiuto, ce n'è un altro, ce ne sono tre. Se Giuntoli va in Belgio e come pare non abbia chiara la situazione fiscale della Russia, se addirittura la comunicazione del Napoli è talmente mancante che alcuni giornalisti possono andare, come è successo poco fa, a dire che la colpa di Herrera che non viene chiuso è il fuso orario perché ADL è a Los Angeles, allora qua andiamo alle comiche. Eh E io beh, credo che ci sia qualcosa è una veramente che situazione non va. grottesca, effettivamente. Non va, no? Qualcosa non va sicuramente. E credo che questo sia il momento Qualcosa va rivisto. di rifondare. Sì, assolutamente. Io sono molto critico e penso che lo Ma siamo sai che anche non tutti. si era Ma siamo. notato? Sì, l'ho notato, ma io non faccio niente per nasconderlo, insomma, perché comunque penso che ci sia in atto comunque una. Qualcuno sulla pagina, il mio collega prima l'ha definito storytelling, Angelo, e è vero, c'è uno storytelling, come Renzi ha uno storytelling che è completamente discostato dalla realtà per quanto riguarda la visione politica, ci sono dei giornalisti che raccontano una situazione che non è quella. Cioè Napoli non è una società che in questo momento può ambire a determinati obiettivi e parliamoci chiaro, lo può fare, lo potrebbe fare con un cambio di rotta, ma credo che lo possa fare quest'anno solo con la vendita di Higuaín, perché noi non ci possiamo permettere di tenere Higuaín alle cifre che vuole lui, non possiamo permetterci comunque di tenere solo Higuaín senza completargli una squadra attorno. Ecco,
è una storia appunto che si ripete come appunto in passato con Lavezzi e Cavani. Federico, voglio, beh, se hai delle curiosità da chiedere al nostro Francesco Bevacqua del Napolegno, ti faccio fare tutte le domande che vuoi. Volevo un attimino approfittare della presenza telefonica di Francesco per chiedergli, diciamo, ritorniamo un attimino sulla tematica allenatore Sarri. Ecco, dal suo punto di vista, nel senso che abbiamo un allenatore che chiaramente ci ha portato al secondo posto, però a detta di molti tifosi chiaramente che sono, noi siamo tutti allenatori, però c'è una voce dei giornalisti che pensa che questo pensare, tra virgolette, sia giusto, cioè abbiamo Sarri che non riesce a vedere un Gagliardini di sostegno a Higuaín e questo ha portato a qualche perdita di punti nel corso del cammino. Ecco, come la vedi questo fatto che abbiamo delle potenzialità magari dentro, prima ancora di rinforzarci, che non sono state ben sfruttate da Sarri, come la vedi questa situazione, questi Quindi una visione limitata punti di forza? dell'allenatore, ecco, diciamo. Ma io, allora credo, io ho lavorato con Sarri a Sorrento, Sarri era allenatore del Sorrento, io lavoravo nella comunicazione a Bene. Sorrento e ho un ricordo molto bello, molto positivo di lui, seppur sia stato mandato via da incompetenti come l'ultimo degli incompetenti E il tempo è dirigenti. galantuomo, come si suol dire. Esatto, sempre 41 e oggi tutti sono saliti sul carro dei vincitori, insomma. Però io credo che quest'anno sia stato un anno irripetibile per vari punti di vista, da vari punti di vista. Non credo che Sarri si aspettasse un Higuaín, forse sì, forse lui se l'aspettava, un Higuaín da 36 gol. Sicuramente Gabbiadini e noi tifosi non ti aspettavano un Higuaín da 36 gol, ma nel momento in cui tu hai un Higuaín da 36 gol, non puoi cambiare la situazione, Cioè, nel tu momento in dici cui una volta che hai tu trovato quella conformazione è difficile, dice ok, provo a cambiare, se mi va Assolutamente. male. Assolutamente sì. Cioè, tu sei al primo posto, Higuaín si è portato al primo posto, a me Fino a dispiace quel molto momento, Gabbiadini, certo. perché io sono un fan, credo che sia un talento purissimo e credo, nonostante l'Italia stia andando bene, che avrebbe fatto anche la sua bella figura Ah, nazionale. sicuramente, sicuramente sì. Però ti dico la verità, non si poteva fare altro questa stagione. L'allenatore ci ha portato con un sistema di gioco che non ha quasi difetti e quelle volte che l'ha cambiato purtroppo si è vista la differenza e quindi non poteva fare altro. Però E io ho una noi domanda sia per te che per Federico. Allora, Gabbiadini, tenendo, ecco, mettiamo l'ipotesi che Higuain venga ceduto, chiaramente c'è bisogno anche di un altro attaccante, ma a quel punto Gabbiadini titolare? Quindi rivalutarlo? Oppure è davvero un giocatore ormai corpo estraneo in questa squadra? ragazzi, stiamo parlando dell'attaccante italiano con la miglior media realizzativa. Cioè, c'è Zarda in nazionale che non si sta facendo un minuto, che ha fatto un minuto di europeo praticamente, ma Ecco. Zarda, seppur fortissimo, Zarda è una bestia, però ha una media realizzativa minore di quella di Gabbiadini e Ecco. soprattutto ce l'ha avendo la possibilità di giocare di più, perché la Juve non aveva un vero, comunque un 9 così Si forte alternava come molto Higuaín. con Morata, vero? Esatto, cioè comunque era più o meno allo stesso livello di Mandzukic e Morata e aveva quindi una tranquillità maggiore. Gabbiadini si è dovuto ritrovare uno spazio in una situazione difficilissima e ogni volta che ha giocato ha tirato lo scartellino. Quindi io penso che Gabbiadini sia il futuro del Napoli, ma il futuro assolutamente del calcio italiano. Poi abbiamo Zapata, abbiamo un altro Ecco, giocatore che a ecco. me faceva sorridere, era abbastanza tenero, anche il modo di parlare, il modo di porsi all'inizio, ma poi ha. Ragazzi, ha dimostrato che in Italia il campionato italiano può stare benissimo ed è un patrimonio Sono enorme. d'accordo. Questo è un argomento che poi, fra l'altro, piace molto al nostro Federico, perché quello di Zapata effettivamente è un argomento, anche questo, che tiene banco, riportarlo a casa o lasciarlo ancora in prestito per un annetto a Udine o in giro per l'Italia, ecco, da questo punto di vista. Sempre, ecco, appunto, in tema di calciomercato, ecco, intanto faccio rispondere a Federico. Gabbiadini titolare, se parte Higuaín, sì o no? Secondo me è una scelta che si potrebbe essere messa in atto, ma noi benissimo conosciamo il nostro presidente, cioè nel momento in cui dovesse privarsi di Higuaín per calmare la piazza, lui subito ti pianta una nuova pedina, sostanzialmente.
Ecco. purtroppo è una logica, diciamo, che abbiamo imparato a conoscere, È il diciamo, soggetto, il sì. presidente, quindi lui caccerà dal cilindro qualche cosa che chiaramente darà fumo negli occhi ai tifosi, Speriamo perché invece che comunque sia, diciamo, diciamoci, fumo buono, ecco, non fumo nero, ecco, diciamo. dobbiamo abituarci che il calciomercato del Napoli è così, cioè nel senso che questo campo purtroppo pare che dobbiamo andare a questa metodologia di mercato per cui saremo sempre un attimino e dovremo sempre confermarci facendoci sempre delle forze in più rispetto al, diciamo, alla disponibilità di giocatori. Certamente un Zapata ci avrebbe fatto comodo, quindi questo sempre rientra in questa logica di mercato, cioè chi comanda adesso il comando di Udoli, comanda De Laurentiis, non si capisce un attimo No, in realtà comanda solo De chi Laurentiis, ecco, rientrando nella critica totale, da questo punto è. E di questo vista. diciamo è uno dei pochissimi ritorni di Zapata, anche perché poi è stato dato per le logiche di calciomercato in prestito biennale, quindi non so se poi ci dovrà essere una penale in caso Se di te lo vuoi rinnovo. riprendere, Ora sì. io vedo un attimino unica pecca che Edo Hazzardi nella sua totale, diciamo, disponibilità e approccio ai giocatori, perché comunque dobbiamo dare atto che ha un Assarri rete quello che è d'accordo bisardi, migliore, cioè certo. riesce a prendere il meglio. L'unica pecca che gli do è che non a volte, cioè lui dice nelle interviste, dice quello che mi dà la società, io mi prendo. È un poco da provinciale questo, e dovrebbe un attimino Però allo stesso calibrarsi. tempo, ecco, a fine Napoli-Frosinone, ragazzi, correggetemi se sbaglio, lo stesso De Laurentiis ha detto, cito testualmente, anzi forse è meglio bippare, e mo sono azzi tuoi se ti do 18-19 giocatori. Ecco, e qua lo vogliamo. Quando glieli dai? Che sarebbe opportuno, no? Caro Francesco. Guarda, allora, diciamo che Sarri dice una bugia bella e buona quando dice che comunque non gli interessano i giocatori che arrivano. No, Lo dico no, no, per credo che gli esperienza, interessi, né come. perché a Sorrento, l'anno in cui ha schierato comunque, è stato esonerato, ma stava comunque schierando la Serie B, stava andando comunque a vede abbastanza spiegate, lui si portò dall'Alessandria, che era la sua ex squadra, i giocatori di fiducia, che erano Carlucci, che era Croce, che poi è andato in Serie A, insomma lui non era questo grande fenomeno, ma comunque è arrivato in Serie A e ci sta stabilmente da 2 anni. E quindi a Sarri interessano altro che interessano i giocatori che gli vengono messi a disposizione. E abbiamo anche l'esperienza di Grassi, cioè Grassi non è stato assolutamente visto, io non so Esatto. che tipo di giocatore sia, mi ricordo Napoli Atalanta-Napoli, in cui non fece fiatare Allan, ma poi non ho alcun metro di giudizio per questo giocatore. Qualche partita under 21, quindi Sarri dice una cretinata, cioè una cosa Certo. per fare la notizia, non dice una cosa reale, però c'è anche da dire che comunque il suo sistema di gioco funziona con determinati giocatori, con determinate caratteristiche. A quel punto tu, come ne aveva bisogno Mazzarri, hai bisogno di quei 13, 14, 15 giocatori che ti danno delle garanzie e probabilmente altri giocatori non te le danno. Per esempio Gabbiadini non ti dà la garanzia che ti dà Taglione. Nelle due Oppure fasi, appunto, certo. cioè Gaglione si fa tutta la faccia, si sta sacrificando come veramente non si è mai visto. Forse Gaglione oltre questo è il giocatore migliore dell'ultimo campionato del Napoli, Ma sicuramente mai. sì, anzi, per fortuna una nota positiva arriva dallo stesso Calleone che sembra molto vicino al rinnovo. Questa è una notizia che ha dato, se non erro, ieri Sky, quindi Sì, almeno una notizia esattamente. buona c'è. Quindi c'è da dire che allora, tornando alla questione di prima, mettendo insieme tutte queste cose, questo è un anno che deve essere, con tutto che c'è la Champions da giocare, di rifondazione, perché la questione di Higuaín non si risolve, è irrisolvibile, cioè non giriamoci attorno, se Higuaín rimane lo fa pensando che l'anno prossimo va via, se cioè, i tifosi sapranno che una stagione come quella scorsa probabilmente non la può ripetere, perché l'anno prossimo andrà via, quindi a questo Quindi, punto. volente o nolente, o rimani, diciamo, a determinati patti questa stagione, oppure comunque in ogni modo la prossima sarai un ex del Napoli, Cioè, ecco. ormai si sono rotte Hai rotto le acque, ecco. diciamo, i rapporti, esatto. Appunto, quindi a questo punto, perché non riprendersi Zapata senza metterlo in questioni, Pierinski, io ti lascio Zapata per un anno, mi prendo Pierinski, perché Pierinski Una cosa parliamoci veloce, ecco, chiaro. diciamo. Non è che sia questo, diciamo, la svolta epocale. A questo punto, 20 guai, scatola andare via, abbiamo capito.
e non sono pochi rapporti con i dipendenti. Quindi qua hai 70-80 milioni a disposizione, prendi Zapata, fai ritornare Zapata, prendi un immobile, prendi due centrocampisti, fai uno sforzo per esempio per Dile, per Witsel, o fai uno sforzo per un altro giocatore, valorizzi i grassi in difesa, cerchi di non far partire al pollo, lo scambio con Mustafi e si rifonda. Io sono contento. Se poi ci metti vicino diciamo un cambio di rotta della società che non diventa come finora l'economia del paese, Ecco, tu ti ma riferisci ai vari sponsor, a quelli famosi 20 mancati. sì, appunto. Cioè, facciamo pensiamo a Napoli del futuro. Io da tifoso, io piango se Napoli perde. Cioè, da tifoso voglio sperare che Napoli abbia un futuro roseo. Se io penso ai Beh. Guain a quest'anno, l'anno prossimo, non se ne esce più, cioè basta, a No, questo punto ci infatti. diamo, la Quindi è il caso di metterci una persona. pietra sopra, quanto prima. Sì, assolutamente. Francesco, io prima di salutarti, beh, se hai dei saluti da fare, te li lascio fare. Guarda, io ne ho uno in particolare per il nostro amico e collega, che lo vogliamo chiamare così, Luca, che si è sposato in questi ultimi giorni. L'altro ieri è napoletano, quindi facciamo auguri alla sua moglie Rossella. Spero di non sbagliare il nome, comunque. Vabbè, no, in ogni caso auguri anche da parte nostra, ci mancherebbe altro. No, gli voglio rivolgere un pensiero. E poi, vabbè, a tutti i miei colleghi, come al solito, speriamo che questo calcio mercato ci riservi qualche sorpresa. Qualche cosa Purtroppo qualcuna piacevole. sarà negativa. Io mi sono già messo l'anima in pace. Qualcuno anche della pagina non è d'accordo, giustamente, perché può andare in un modo o può andare in un altro, ma io credo che comunque ormai sia. I tempi sono maturi, come lo erano per Cavani e si era capito già da qualche tempo. I tempi sono maturi. Higuain ha bisogno e ha il diritto di provare a vincere. Questa società attualmente non può assolutamente garantirgli nulla. E quindi Lo scopriremo solo io. vivendo, come diceva qualcun altro. Esattamente. Spero solo che si sblocchi velocemente la situazione. E beh, no, effettivamente è brutto rimanere così immobili, ecco, facendo un gioco di parole Esatto, anche bravo, bravo, bravo. con un certo giocatore che ora invece gioca in nazionale. Francesco, io ti ringrazio, ci ritroveremo anche nelle prossime occasioni. Un saluto chiaramente a tutti i ragazzi del Napolegno. A presto. Ciao e un saluto anche a Federico. Ciao Francesco, ciao.